sono storie che parlano di uomini delle montagne, dei popoli che hanno a che fare con i lavori duri dei monti. Ci sono altre storie che hanno a che fare invece con le foreste, con i boschi e con i popoli magici che le animano, gnomi, animali che sussurrano, alberi. E poi ci sono storie come questa che sono a metà e grazie a qualcuno il mondo degli uomini, il mondo degli gnomi si intrecciano. Questo qualcuno che per nome aveva il falegnomo. Il falegnomo, il falegnomo.
storia, eh? A volte le cose più semplici sembrano quelle da non perseguire, ma noi potremmo fare così, appendere i nostri sogni al cielo, per fare come ha fatto lui, il falegnomo.